E rieccoci qui nella lounge Goldspan dal sportivo, andiamo a dietro le quinte di tutto quello che si svolge qua sui grandi campi di gara del mondo come anche questo qua di Verona. E per questa occasione mi hanno raggiunto Maurizio Monti e Pietro Mascheroni. Ciao. Benvenuti. Ciao a tutti. Benvenuti, buongiorno a tutti. Grazie di essere venuti. Voi siete qui nella lounge Goldspan per presentarci due brand completamente nuovi e io direi di partire subito da te, Maurizio, ingegnere tecnico della Suomi. Infatti vogliamo subito iniziare e capire un po' per cosa sta Suomi, cosa rappresenta questo nuovo brand. In realtà Suomi è un brand che esiste da circa 30 anni, è una società leader nella produzione di caschi da protezione. Il nostro DNA deriva da un DNA motociclistico, nel senso che noi abbiamo sempre operato nel settore delle due ruote, quindi siamo leader nella produzione di caschi per utilizzati nel mondo della MotoGP, della Superbike, della anche caschi da Formula 1, offshore, eccetera, eccetera. Abbiamo approcciato un pochettino invece i mercati di sport più green, quali il ciclismo e l'equitazione, da qualche anno. Presentiamo oggi qui a Verona, per noi è diciamo proprio l'inizio di questa nuova avventura in un mondo così bello e fashion come quello dell'equitazione. Quindi forse mi ha già raccontato un po' i motivi per cui è entrato nell'equitazione. Assolutamente sì, uno di questi è appunto il fatto di voler approcciare un mercato nuovo, un mercato, come dicevo, appunto, che non comportasse l'uso di un motore, che direi che di questi tempi insomma è abbastanza importante, ed è un mercato per noi interessante per una serie di motivi, non ultimo la nostra voglia di portare anche la tecnologia, le conoscenze che abbiamo acquisito nel mondo del motorbike, quindi un mondo molto esasperato, in un settore come appunto quello dell'equitazione, quindi che però ci desse anche la possibilità di realizzare un prodotto che fosse anche fashion, elegante, con delle caratteristiche, delle performance che invece sono richieste quando si realizza un prodotto di sicurezza come un casco. Quindi lei sta proprio avendo anche qui in mano sì, un prodotto, ci vuole raccontare qualcosa in più, sì, qualche dettaglio su questo? Allora, questo è il nostro nuovo casco che presentiamo qui a Verona per la prima volta, il modello si chiama Apex. E giusto per darvi due informazioni tecniche, è un modello che abbiamo realizzato cercando di lavorare molto su aspetti tecnici importanti quali per esempio la leggerezza attraverso l'utilizzo di materiali particolari quali per esempio le fibre di carbonio o addirittura come in questo caso, come su questo modello che ho ora qui con me, l'utilizzo del legno naturale per la realizzazione di alcuni componenti. La leggerezza non è stata l'unica cosa, abbiamo pensato molto anche alla ventilazione del casco perché qui è anche nata l'idea della collaborazione con Pietro Mascheroni, perché l'esperienza nostra nella realizzazione di un casco aveva bisogno di qualcuno che avesse delle conoscenze specifiche sull'attività equestre come l'esperienza appunto di Pietro in questo settore. Quando si sviluppa un prodotto si cerca sempre di capire quelle che sono le esigenze degli utilizzatori, quali sono le loro necessità per cercare di realizzare un prodotto che sia il più compatibile e performante per l'utilizzo che se ne fa. Quindi direi che questo connubio è stato veramente importante per noi per realizzare, come dicevo, questo Apex che è un prodotto che è un prodotto molto ventilato perché appunto l'esigenza di indossare il casco per lunghi periodi di tempo, il fatto di essere un prodotto molto leggero, quindi utilizzare dei materiali particolari,
è stato altrettanto importante. Ovviamente noi arriviamo dal mondo del motorbike, quindi il fitting del casco, il comfort del casco sulla testa è per noi stata una priorità, e anche nello sviluppo degli interni abbiamo puntato veramente, abbiamo fatto molta attenzione, c'è stata molta ricerca per creare un casco che fosse il più confortevole possibile, e speriamo di esserci riusciti, insomma. Assolutamente, ma quali sono adesso le principali differenze che ha incontrato sviluppando questo casco per l'equitazione? Perché insomma la motocicletta, la moto dall'equitazione si differenzia un pochino. Sì, questo è vero, però diciamo che innanzitutto l'utilizzo nel settore della moto, parlo di caschi da competizione, è un utilizzo molto più limitato nel tempo, i piloti corrono, la gara dura circa mezz'ora, quindi il casco deve essere veramente molto stretto sulla testa, le esigenze sono diverse, si raggiungono velocità molto più elevate. Al contrario, per esempio, anche durante non so, lo svolgimento di attività come quelle del salto, il casco deve essere un casco molto stabile, quindi per esempio questa è già una differenza abbastanza importante che ci ha spinto verso lo sviluppo di interni che avessero per esempio degli spessori variabili nelle diverse, nei diversi punti della testa per seguirne meglio la morfologia, e questo è stato un aspetto che per noi ha richiesto veramente un notevole impegno. La leggerezza poi per alcune cose, alcune caratteristiche sono molto simili, avere un casco leggero ti aiuta nella moto come nell'equitazione, avere un casco molto ventilato anche, quindi ovviamente tutto questo deve essere un po' commisurato perché nel settore dell'equitazione forse anche la cura dell'aspetto estetico del casco stesso, delle cromature, delle finiture, sì, dell'utilizzo del legno. Sì, perché l'equitazione è molto elegante. Si punta molto sullo stile, sull'eleganza, sull'abbinamento, infatti. Assolutamente, anche lo sviluppo, per esempio, la scelta dei colori è abbastanza importante in questo mondo. Lo è un pochettino anche nel settore della moto. Però sicuramente i due settori non sono comparabili. Quali sono gli obiettivi adesso che si è imposto Suomi nel mondo dell'equitazione? Allora, direi che Suomi ha come obiettivo principale la soddisfazione del cliente, quindi la realizzazione di un casco che fosse performante, comodo, elegante, quindi questo è il nostro obiettivo. Ovviamente l'idea è quella di migliorare sempre il nostro prodotto, e anche in questo senso la collaborazione con Pietro è importante perché noi ci nutriamo un pochettino dei feedback dei nostri utilizzatori, quindi avere le indicazioni dai cavalieri, sapere quali sono i margini di miglioramento che sempre ci sono in un prodotto, perché non bisogna mai pensare di aver raggiunto la perfezione, ma bisogna sempre cercare di trovare qualcosa di meglio da poter realizzare. È chiaro che queste indicazioni per noi sono la nostra linfa per creare un prodotto sempre migliorativo, no? Quindi direi che abbiamo il partner giusto, sì. E l'obiettivo è quello di fare un prodotto sempre migliore. Ma tra l'altro è un prodotto completamente nuovo che viene presentato per la prima volta adesso in occasione di Verona, giusto? Assolutamente, in anteprima non poteva esserci occasione migliore che una fiera importante e bella come questa per poter presentare il nostro nuovo prodotto. Allora meno male che siamo potuti ritornare qui a Verona, che questa fiera quest'anno si svolge finalmente e che possiamo conoscere questi prodotti nuovi, super interessanti, super belli, di cui il nostro mondo ovviamente ha tantissima voglia di vederli, di riceverli, perché è un continuo sviluppo, un continuo cambio di stile, sempre rimanendo eleganti. Certo, e per noi è un piacere essere qua. Esatto, invece adesso qua anche questo catalogo, Pietro, tocca a te adesso la parola, la WEDC, la World Equestrian Distribution Company. Ci vuoi spiegare che cosa rappresenta? Allora, innanzitutto grazie del momento e della situazione qua a Verona. Per noi è stato bello già ritornare dopo questi mesi e questo anno complicato, quindi
bello aver rincontrato tante persone, tanti clienti, tanti amici soprattutto che ci hanno accolto ancora come dei partner, quindi bello essere qua. WEDC è World Equestrian Distribution Company, quindi è una new company, è una nuova società fondata da Mascheroni, dalla nostra azienda di famiglia che abbiamo da 120 anni, quindi è frutto dello sviluppo e dell'innovazione della famiglia Mascheroni. Come nasce WEDC? WEDC nasce insieme a Suomi, perché quando la famiglia di Monti, quindi l'ingegner Maurizio e suo fratello Umberto, mi hanno chiesto cosa ne dici di sviluppare insieme a noi un casco da equitazione, per me è stato molto, diciamo, emozionante e entusiasmante partecipare fin dall'inizio alla creazione di un prodotto nuovo per l'equitazione, quindi grande entusiasmo insieme a Suomi nello sviluppo di un casco da equitazione. World Equestrian Distribution Company è l'unione quindi del marchio di Suomi, quindi della distribuzione che avremo in 44 paesi di tutto il mondo del brand Suomi e del suo casco da equitazione, e del brand Mascheroni Selleria, che è un brand che negli ultimi 4 anni ha sviluppato 5-6 modelli di selle da salto ostacoli e uno da dressage, più accessori e articoli da equitazione di marca, okay? Quindi c'è stato uno sviluppo negli ultimi 5-6 anni del marchio Mascheroni Selleria sul prodotto, okay? La nostra azienda è sempre stata un punto di riferimento per quanto riguarda gli articoli di selleria di altri brand, okay? Quindi negli ultimi anni invece abbiamo sviluppato una linea nostra con delle selle nostre, e quindi c'è stata questa occasione di fare quest'unione di intenti e quest'unione di innovazione, soprattutto perché io nel casco di Suomi ho visto innovazione, ho incontrato un'azienda solida, un'azienda che investe, un'azienda importante che ha voluto fare una cosa che non esiste nel mondo dell'equitazione in questo momento, perché il comfort, la sicurezza di questo casco in questo momento non esistono, quindi io mi sento di veramente dare un plauso a questo nuovo brand, a questo nuovo casco. Tu l'hai già provato? Assolutamente sì, è due anni che lo testiamo, che lo proviamo, che lo spacchiamo in tutti i lati, quindi è stato un progetto molto, molto faticoso, ma siamo arrivati veramente ad avere un risultato molto importante, molto soddisfacente. Ma sì, l'hai testato oltre a spaccarlo, ovviamente? Sì, l'ho spaccato con la mia testa. Esatto, l'hai provato anche in sella? sì, l'abbiamo provato oggi, hanno montato per la prima volta Francesco Turturiello. Anche Sergio Alvarez Moia possiamo annoverarlo tra i nostri testimonial, che lo sta già indossando, per la prima volta qua a Verona. L'abbiamo visto ieri anche Turturiello in gara, che stiamo commentando, infatti. Abbiamo un testimonial globale che è ufficiale, che si chiama Edwina Tops Alexander, che voi conoscete benissimo, quindi una delle numero uno del circuito global, ma su tutti i campi del mondo riconosciuta come amazzone di assoluto livello, e da qui ci sarà un'escalation forte, perché nel 2022 abbiamo degli obiettivi importanti e molto saremo, sì, a Ginevra anche tra 2 settimane al Salon di Ginevra. Sì, meraviglioso, sì. Infatti ti volevo appena chiedere quali sono i vostri obiettivi, perché il punto di partenza è veramente alto. Quasi già il massimo, diciamo, quindi... Diciamo che la World Equestrian Distribution Company ha un obiettivo a lungo termine di portare alla distribuzione globale marchi di estrema qualità, quindi diciamo che il mondo dell'equitazione è pieno di distributori e di partner forti su segmenti grocery e su segmenti di media qualità e di bassa qualità. Senza citare altri nomi, il mondo dell'equitazione è pieno, quindi ci sono veramente tantissimi distributori di prodotti di consumo e di prodotti da scuderia.
Noi abbiamo voluto creare una company un po' elitaria, quindi un po' più alta rispetto a una società di distribuzione di prodotti di equitazione qualunque, ok? E l'abbiamo fatto grazie a due brand di estrema qualità, perché i caschi di Suomi e le selle di Mascheroni sono entrambi prodotti di un segmento di qualità molto alto, ok? Quindi questi due brand ci hanno permesso di creare una nuova società che ha nei suoi obiettivi la voglia di attrarre nuovi partner, nuovi marchi, ma che garantiscano sempre uno standard qualitativo estremamente alto, ok? Quindi questo è il posizionamento che abbiamo voluto dare alla nostra società e quindi di conseguenza ai nostri obiettivi. Bene, ma cambierà qualcosa nel Pietro che conosciamo? Ma a livello personale io mi sono espresso tantissimo in questi due anni per portare un'innovazione importante in questo mondo, perché sì, comunque noi di famiglia siamo presenti da quattro generazioni, quindi io volevo dare una sterzata con dei marchi nuovi, ok? Quindi per questo motivo secondo me il casco di Suomi è veramente un'innovazione importante, perché la traspirazione che ha questo casco e la capacità di far defluire l'aria nella parte posteriore del casco sempre, quindi indossandolo 12 ore al giorno, ok? I primi feedback sono stati: wow, fantastico, questo casco non sudo, io con questo casco non ho la testa che cola, ok? Quindi diciamo che soprattutto per le donne che poi quando scendono e devono andare a fare le interviste. Quindi questo sviluppo di questo casco mi ha coinvolto parecchio in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Mi sono espresso in prima linea per sviluppare insieme al reparto, diciamo, ricerca e sviluppo di Suomi un casco veramente innovativo, e di conseguenza unendolo ai nostri prodotti di equitazione creare qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo, insomma. La sua impressione, Maurizio, la tua impressione del mondo dell'equitazione? Questo è il primo concorso? Questo è il primo concorso a cui partecipo, sì, e che riesco a vedere un pochettino meglio. Beh, devo dire che è un mondo fantastico, è veramente un mondo fatto da gente mossa dalla passione. Vorrei ricordare che il marchio Suomi è sempre stato accompagnato dall'idea che la passione è quella che ci muove, no? E il motivo anche mi rende contento di lavorare con Pietro Mascheroni è che noi abbiamo una cosa in comune: siamo mossi dalla passione per il nostro mestiere, e io credo che questo lo si veda poi nel prodotto in cui si realizza. Questo vale per le selle, questo vale per i caschi nel nostro caso, no? Quindi condividere questa cosa direi che è davvero importante. E poi, che dire, basta vedere la gente, la passione, i ragazzi, sì, giovani che approcciano questo mondo, è fantastico. Sì. Quando c'è la passione si realizzano i progetti migliori. Esatto, esatto, assolutamente. Voi avete portato questo nuovo casco qui in fiera, mi è caduta la penna, grazie mille. Dove possiamo provarlo? Dove possiamo convincerci di questo prodotto? Allora, in area B, quindi in area B all'ingresso, dove c'è la biglietteria, c'è lo stand di Suomi, dove è possibile provare tutte le misure ed è possibile vedere tutta la collezione. Quindi abbiamo uno stand di proprio per il pubblico, per poter calzare i caschi, provarli e avere il fitting adeguato a qualsiasi tipo di testa. Successivamente abbiamo una mail che è wedc@wedc.it, esatto, a cui tutti possono scriverci per avere ulteriori informazioni su dove si potranno trovare i caschi, come si potranno vendere, dove si potranno acquistare, attraverso quali modalità, in quali concorsi trovarci, a quali eventi saremo presenti. Quindi sul sito wedc.it e sulla mail wedc@wedc.it
potete avere tutte le informazioni relative al, ai nostri brand. Ai vostri brand e ai vostri prodotti, perché in WED che non rientrano soltanto i caschi ma anche tantissimi altri prodotti che abbiamo anche visto scorrere un po' qua sul nostro LED wall. Abbiamo visto sottopancia, abbiamo visto delle selle. E ci sono altri prodotti? Al momento ci siamo focalizzati sullo sviluppo della sella in prevalenza, quindi abbiamo sviluppato 5 modelli di selle di altissima qualità. Bellissime. E quindi siamo molto soddisfatti dei prodotti che abbiamo creato in questi anni. Abbiamo diversi cavalieri di tutte le fasce che utilizzano i nostri prodotti, quindi sia professionisti che ragazzi giovani, sono tutti molto contenti, quindi ci siamo concentrati parecchio sulle selle. Poi abbiamo tutta una serie di briglierie, di articoli, di accessori da equitazione che sono a corredo della sella, ma il nostro focus è stato in prevalenza sulle selle. Grazie mille per il vostro impegno di portare sempre avanti il mondo dell'equitazione, per portare questi meravigliosi prodotti sulle teste dei cavalieri e delle amazzoni che fanno il giro del mondo a cavallo. Grazie Pietro Mascheroni. Grazie a voi, grazie mille. E grazie mille Maurizio Monti per essere stati qui con noi e per averci raccontato in dettaglio del vostro nuovo progetto e di questi nuovi brand. Grazie a tutti voi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie.